quanto dalla sua esperienza di cittadino, prima ancora che di politico, questa problematica ha inciso in questi anni sul territorio? Ah, penso che incida parecchio, guardi, glielo dico sia perché io da cittadino sono stata a pendolare per 2 anni, facevo quasi tutti i giorni Biella Milano, Milano-Biella, e quindi so benissimo quali sono i problemi che hanno i pendolari di Biella per andare a lavorare a Milano, so benissimo cosa significa perdere le coincidenze quando è tardi la sera, e quindi credo che sia un problema rilevante. Se avessimo un treno diretto, la vita di ciascuno dei pendolari che va a lavorare sarebbe sicuramente diversa, ma sarebbe diverso anche tutto il contesto Biella, perché sarebbe un modo anche per fare rinascere la città, considerando che tanti potrebbero venire a comprare casa a Biella e comprerebbero anche delle belle case rispetto a quello che costa Milano o altro. Quindi ne parlo da cittadino, ovviamente. Per quanto attiene la questione politica, entro il 25 la Commissione Trasporti esprimerà il parere sull'attuale programma RFI che prevede l'elettrificazione della linea Biella-Santhià, e a quel punto poi il parere andrà al Ministro Toninelli e credo che si andrà spediti per l'elettrificazione della linea Biella-Santhià, che è un primo passo chiaramente per avere poi Biella Torino. Avevamo fatto una riunione con l'Unione Industriali, RFI, forse 2 o 3 settimane fa, adesso non ricordo di preciso, Biella, e RFI ci aveva detto che da quando si metteva in moto la macchina del Ministero, quindi sarebbe stato approvato il programma RFI, Ferrovie dello Stato avrebbe impiegato circa 21 mesi per terminare i Capito. lavori di elettrificazione. Quindi possiamo dire tra meno di 2 anni possiamo pensare di avere diciamo, Sì, esatto. l'elettrificazione completata. E Beh, a questa quel è punto già una buona resta, notizia questa. sicuramente, a quel punto resta il problema Biella Milano. Tra l'altro ne parlavo ieri sera a cena con i miei colleghi della Commissione Trasporto e Trasporti, e lì vedremo cosa si potrà fare, perché quello sarebbe il vero salto di qualità per Biella, a mio modo di vedere. Faciliterebbe la vita di tanti e permetterebbe a tanti anche di vivere a Biella, quindi questo significherebbe poi vendere le case, significherebbe aumentare i consumi, insomma, Biella ha bisogno di rinascere, non è soltanto il mercato immobiliare chiaramente che la farà rinascere, però anche No, beh, quello poi può questo servire, ovviamente può è una servire per questione, certo, anche la il logistica turismo delle aziende, chiaramente, la insomma, quindi, logistica, certo. insomma, sono tanti gli aspetti. Non c'è soltanto la questione ferrovia, però c'è anche la questione dell'autostrada che, Ah, insomma, certo, questo come, anche assolutamente. questo è sul tavolo, insomma, della maggioranza, del governo? Sì, lì c'è da capire se una fermata di alta velocità sia possibile, o a Carisio o a Santhià. Capito. Faciliterebbe questo tantissimo. Non so i tempi, non glielo so dire, però se ne discute. Lei personalmente, insomma, diciamo, si prende l'impegno di poter portare avanti questa questione, immagino. Ma ci mancherebbe altro, è nell'interesse di tutti, è nell'interesse di tutti, non ci sono dubbi. D'accordo. Sul fronte invece, diciamo, delle regionali, visto che si avvicina anche questo appuntamento, finora la regione Piemonte come si è comportata su questo fronte, secondo lei? Guardi, noi abbiamo adesso il nostro candidato alle regionali che è Giorgio Bertola, che conosce benissimo tutte le problematiche del Biellese, ma vabbè, in generale di tutta la regione. Guardi, non mi interessa tanto giudicare quello che è stato fatto in passato, mi interessa costruire per il futuro. Quindi spero che il Movimento 5 Stelle abbia la seria possibilità alle regionali di farcela proprio per migliorare le cose, per i cittadini, non per interessi privati, non per politiche di tipo nepotistico. Nulla di tutto ciò, solo ed esclusivamente nell'interesse della gente che vive in Piemonte. Io sono per Perfetto. un'ottica di costruzione e gli altri li critico solo quando sono proprio costretta a farlo, preferisco guardare a casa mia.